Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV in questo giorno di pre-Ferragosto. Siamo dunque in pieno periodo di vacanze per moltissimi italiani e una delle piaghe proprio estive che puntualmente ritorna sono i furti in abitazione. In questi giorni di vacanza, secondo le stime, un italiano su due si trova nei luoghi di villeggiatura. Uno dei maggiori problemi sotto il profilo della sicurezza pubblica, si sa, sono i furti nelle abitazioni, lasciate appunto vuote dai proprietari che si trovano in vacanza. Una piaga che puntualmente durante il periodo estivo conosce numeri importanti. Non sempre il bottino, per fortuna, è ingente, ma spesso i danni alle abitazioni sono di valore ben più alto di quello che i ladri riescono a portare via. Tra gli strumenti di difesa c'è indubbiamente la videosorveglianza che può aiutare anche in fase di indagini. Queste immagini ci arrivano infatti dalle telecamere di videosorveglianza di un condominio nell'Aretino e hanno immortalato un soggetto che si avvicina chiaramente alle abitazioni per verificare la situazione e magari organizzare il prossimo colpo. I cittadini avrebbero segnalato anche un'auto con la quale i malviventi si muovono. Immagini e segnalazione formale sono già sul tavolo dei carabinieri che stanno portando avanti le indagini. Una camminata, una cerimonia commemorativa e il gesto di 43 bambini che hanno avuto un pensiero per i parenti delle vittime. Così l'Italia oggi ha ricordato la tragedia del Ponte Morandi a Genova, dove morirono appunto 43 persone, tra loro anche due giovani aretini, erano due fidanzati, Stella Boccia e Carlos Triullio. La coppia aveva deciso proprio di trascorrere insieme le vacanze, ma quel 14 agosto di 5 anni fa si trovarono indubbiamente nel posto sbagliato, al momento sbagliato, con la loro auto stavano proprio percorrendo il Ponte Morandi quando il viadotto crollò sotto di loro. Il dramma dei due ragazzi colpì profondamente gli aretini che appunto ogni anno li ricordano con commozione. Adesso parliamo di un problema assolutamente estivo, ma che potrebbe acuirsi anche perché facciamo i conti ormai da tempo con la mancanza di medici. Parliamo proprio appunto del servizio di guardia medica, in particolar modo nelle zone di villeggiatura. Come dicevamo, i medici non si trovano. Così la risposta della ASL Toscana Sud-Est. Chiara Sadotti. La carenza di medici non risparmia neppure le principali località turistiche italiane e la Toscana non fa differenza. Molti presidi sanitari turistici sono rimasti chiusi o aperti a singhiozzo per la carenza di personale medico, nonostante vari avvisi dell'ASL, generando non poche difficoltà a residenti e vacanzieri. A confermarlo il direttore dell'ASL Toscana Sud-Est, Antonio D'Urso. Allora, la difficoltà a reperire i medici di guardia medica è analoga a quella che incontriamo per reperire i medici di guardia medica ordinaria o per altre attività sanitarie. In aggiunta si tratta di medici che una volta avevano un ruolo stagionale, quindi venivano assunti solo nei mesi estivi. La funzione per contratto è garantita dai medici di famiglia. Noi abbiamo fatto nella provincia di Grosseto 3 bandi nella ricerca di reclutare personale, eravamo disponibili anche a pagare questi professionisti in aggiuntiva, quindi con gettoni economicamente più impegnativi, ma non abbiamo trovato disponibilità. Il servizio di guardia medica turistica è assicurato, così come stabilisce il contratto, dai medici di famiglia. Evidentemente si tratta di un gruppo di professionisti che sono gravati da un numero di scelte, 1.800, non tutti, ma certo una buona parte, che rende abbastanza difficile poter assicurare anche l'assistenza ai turisti. Questa è una realtà che interessa tutte le zone turistiche d'Italia e questo è il motivo per cui probabilmente si accelererà nella riforma della guardia medica e della guardia medica turistica con la trasformazione in H16. Oggi 14 agosto è anche il giorno in cui ricorre la tradizione della processione di Santa Maria delle Vertighe. La statua della Madonna sarà portata in processione questa sera dal santuario fino all'entrata dell'autostrada del Sole di Monte San Savino. Santa Maria delle Vertighe è appunto la protettrice proprio dell'autosole. Successivamente alla processione si terrà poi la Santa Messa all'interno del santuario alla presenza del Vescovo di Arezzo Andrea Migliavacca. E proprio dal santuario, peraltro
recentemente restaurato, ve l'abbiamo già mostrato in un ampio servizio nei giorni scorsi, arriva una bella storia, quella di Suor Elena. Ascoltiamola insieme. Quello che sento nel cuore è questo là che lei mi dà di continuare a raccontarla, perché i giovani, le persone hanno desiderio e bisogno di ascoltare storie vere, storie vissute, storie di fatica e di fede. Parte da lontano e arriva al santuario di Santa Maria delle Vertighe a Monte San Savino, nella Valdichiana Arettina, la storia di Suor Elena. Suor Elena Tuccitto, 56 anni, originaria di Bibbiena, oggi fa parte assieme ad altri 9 fratelli della Fraternità di Betania, al santuario di Santa Maria delle Vertighe a Monte San Savino. Nella sua storia personale la fede è sempre stata presente anche nel suo passato da atleta. È stata una campionessa di karate e una professoressa di ginnastica. Nel 93, dopo una lunga escalation nell'ambito sia nazionale che internazionale, a livello europeo e mondiale, ho vinto la Coppa del Mondo. Eravamo ad Algeri e era il 7 di ottobre, per cui per me è stata una data significativa con la sua firma. E gliel'ho dedicata alla Madonna del Rosario, gliel'ho dedicata, che è una preghiera che ha sempre caratterizzato sia la mia gioventù che la mia vita, perché in quella catena mi sono sempre sentita molto legata a lei. E io ho sempre combattuto, lottato nell'ambito del mondo sportivo, sì per una medaglia, ma questa medaglia l'avevo sempre offerta a Maria. E ho sempre coniugato le mie esperienze di vita con le esperienze di fede, ho sempre abbandonato tutto nelle mani di Dio. Certo, il desiderio di vincere era tanto, però ho sempre scoperto che la Madonna è una grande tifosa, e vestendo di azzurro mi sono sempre immaginata che era vicino anche alla squadra nazionale azzurra, e io ho detto e dicevo sempre, quando mi dicevano in bocca al lupo, io mi sono sempre mi arrabbiavo sempre e dicevo no, in bocca al lupo, in braccio alla Madonna. E questo è il messaggio che mi piacerebbe dare a tutti, di stare sempre in braccio di questa mamma meravigliosa. La decisione di prendere i voti arriva quando, assieme alla sorella Giovanna, che oggi non c'è più, visita la Fraternità Francescana di Betania a Terlizzi, nel Barese. Poi l'arrivo a Santa Maria delle Vertighe, prima ancora aveva vissuto 6 anni in Brasile. Sì, io fin da piccola ho sempre sentito nel cuore che la mia vita sarebbe stata diversa da tanti bambini. Avevo 6 anni quando sentivo che ero sua, e anche il mio parroco, io frequentavo la parrocchia, frequentavo l'oratorio, diceva che sempre, dicevo nell'elementare, nelle scuole elementari, anche nelle prime confessioni, dicevo che mi sarei fatta suora e suora missionaria. E poi a un certo punto, dopo anche l'esperienza della nazionale, ho conosciuto la mia fraternità, e lì è rinato tutto questo desiderio di donargli la vita a 360 gradi. Il karate oggi non lo pratica più, ma quella mano disarmata oggi la utilizza sicuramente per abbracciare i suoi fratelli e tutti coloro che vogliono avvicinarsi alla fede. La cosa che mi ha attratto di più della spiritualità francescana è proprio la fraternità. E essere fratelli, e dico sorelle perché noi siamo un istituto misto, mi ha permesso di riconoscere nell'altro il Cristo che sempre amavo e sempre cercavo, e in una spiritualità che è fatta di relazioni, di incontri, di scontri, perché no, però quando c'è Cristo tutto ha un sapore diverso. Come vorreste che i giovani, ecco, vivessero la fede oggi nel 2023, con gli smartphone tra le mani, insomma, con tutto quello che hanno nella testa e nel cuore, che sicuramente li confonde un po'? Si è creato nel mondo giovanile di oggi una grande frattura fra le generazioni credenti e non credenti, perché sicuramente la nostra generazione non è stata capace di trasmettere la fede. Il giovane ha bisogno di luoghi in cui si sente a suo agio, in cui il suo messaggio, il suo linguaggio viene integrato, perché integriamo molto il loro sentire, cercando di capire i loro bisogni, perché è importante, perché sono completamente diversi. Il giovane di oggi, post pandemia, è un giovane completamente diverso da 2 anni fa, 3 anni fa. E sono molto fragili, hanno bisogno
di essere ascoltati, di essere amati e di non essere giudicati. Da un luogo di culto all'altro, andiamo adesso alla Pieve di Romena e dunque in Casentino, dove sabato scorso si è tenuto il concerto di Cristicchi. A volte un temporale non ci faceva uscire, di una certa età mi offriva spesso sigarette turche, ma spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Simone Cristicchi, il significato di portare la musica di Battiato a Romena. È un misticismo che si espande all'ennesima potenza, perché già questo luogo, che è il luogo del mio cuore, insomma, sprigiona un'energia fortissima, e qui ci sono tanti ricordi legati proprio al mio percorso spirituale. E le musiche, le canzoni di Battiato qui sono proprio la ciliegina sulla torta, sono la perfezione quasi assoluta. Intorno a Ferragosto migliaia di persone da tutta Italia per venire a ascoltare te e Amara. È incredibile, è un sogno che si realizza, io penso che non ci potevamo aspettare meglio di così. Un barpati patie, aramara mara mate, gazzina mambuta, canadi sepata. Capita Jambo Falasciano Baccianam. Insieme a Simone portare Battiato sul palco. Questa è una tournée che sta girando da oltre un anno. Qual è il significato che ha avuto per te e per voi la proposta di questo grande artista? Ma per noi è stata la ricerca e anche la voglia di entrare nelle sue profondità per portare alla luce, e veramente anche nelle orecchie, nelle attenzioni di tutti, quei codici e quelle rivelazioni e quelle piccole magie che lui ha scoperto per sopravvivere sulla terra. Questo. Un pensiero per i viandanti di Romena di tutta Italia che sono venuti a farvi festa. Ma grazie, grazie. A parte li troviamo ovunque, cioè ovunque c'è un pezzettino di Romena, e quindi l'idea di celebrare qui Franco è un dono enorme. Grazie. Un laboratorio di musica classica d'insieme arricchisce la proposta didattica della prossima Music. Il nuovo anno accademico prenderà il via proprio nel mese di settembre. Nel frattempo la Scuola di Musica Cittadina sta strutturando un variegato programma di corsi con tante novità orientate a fornire ulteriori opportunità formative per bambini e ragazzi. Tra queste rientra il progetto Note Intrecciate, curato dalla docente Raffaella Farina, che troverà concretizzazione nella costituzione di piccoli gruppi di musicisti di diversi strumenti che verranno aggregati a seconda dell'età. Un laboratorio che sarà dedicato alla musica classica e che verrà appunto proposto gratuitamente agli allievi dell'associazione. Le lezioni prenderanno il via il 25 di settembre. E adesso invece ci spostiamo al mare. Perché? Perché la nostra emittente in queste ore è davvero impegnata in maniera importante per una diretta che curiamo personalmente appunto da Porto Santo Stefano, dove tra qualche ora si terrà l'80ª edizione del Palio Marinaro dell'Argentario. Il servizio. Si dice in Maremma siamo in fondo all'imbuto, quindi siamo in dirittura di arrivo, e qui poi la cosa diventa, manca quello, ti manca quell'altro, pensi ho scritto quello, ho fatto quell'altro, quindi stiamo sì, stiamo in questo momento, anche perché poi tutti noi, cominciando dall'ente Palio, capitano del Palio, l'amministrazione, insomma, vogliamo offrire uno spettacolo più gradevole, più che sicuro, e quindi anche i minimi dettagli vengono considerati, e se ci sono dei problemi vengono risolti, insomma. Poche ore la Costa d'Argento vivrà il suo giorno più atteso, il Palio Marinaro dell'Argentario, nel giorno dell'Assunta. L'edizione è di quelle da incorniciare, la numero 80.
La gara remiera vedrà sfidarsi nello stadio di Turchesi a Porto Santo Stefano i quattro rioni: Croce, Pilarella, Valle e Fortezza. Una regata di 4.000 metri suddivisi in 10 tratte, preceduta dalla sfilata degli equipaggi con madrine e portabandiera. Per noi il Palio è un giorno importante, anche dal punto di vista della sicurezza, dal punto di vista della tenuta di tutte le strutture comunali. Insomma, sono stato anche in prefettura a parlare di questo livello di sicurezza che va, ricordiamoci che se succede qualcosa di brutto ne va a rischio il Palio, quindi un appello anche ai cosiddetti palianti, a quelli più sfegatati, di mantenere comunque la calma, perché il Palio è bello, ma questo siamo all'80esima edizione, vorremmo che ci sia anche un 81esimo, un 82esimo. Il drappo disegnato da Luigina Loffredo quest'anno rappresenta tre centenari, tra cui la nascita di Primo Minutolo, ex timoniere e comandante del Palio, che ha fatto la storia della competizione. Sarà una festa comunque vada, ma tra i risultati più attesi c'è la terza vittoria consecutiva della Pilarella, che significherebbe Coppa d'Oro, o la vittoria del Valle, che non arriva dal 2009. Speriamo che il Palio vada bene. Speriamo che questa Pilarella vinca la Coppa d'Oro, o come la chiamo io, la Coppa d'Oré, perché c'è tanti discorsi a riguardo, quindi è sempre una Coppa che comunque qualcuno dice sì, però non so, tre anni consecutivi. E insomma, poi del resto il Palio è bello, perché è la polemica, non è una gara di ciclismo, è il Palio, quindi c'è anche un fattore. Il fattore determinante è proprio questa paesanità, questa goliardia che c'è fra rioni, e quindi io non dovrei dirlo, ma comunque dico forza Valle, viva il Valle. Non perdetevi allora la diretta del Palio Marinaro dell'Argentario, che arriverà non solo attraverso il digitale terrestre nel canale di Arezzo TV e in quello di RTV 38, ma anche attraverso le piattaforme Sky e TV Sat, oltre che ovviamente nelle piattaforme web dell'ente Palio e del comune di Monte Argentario. Torniamo ad Arezzo perché, insomma, coloro che in questo momento non sono al mare trovano refrigerio, perché no, nelle acque dei fiumi. Uno dei principali che attraversa il nostro territorio è indubbiamente l'Arno. E allora, oltre ad un tuffo che appunto ci può refrigerare, insomma, dalle calde temperature di questi giorni, c'è anche una bella opportunità. Ve la raccontiamo nel prossimo servizio. La costituzione di questo tratto di fiume regolamentato, diciamo, è spunto per noi per comunque riavvicinare alla nostra associazione, ai nostri posti, diciamo, famiglie e ragazzi che si possano, diciamo, avvicinare alla pesca, che oggi, diciamo, ecco, è una di quelle attività che ancora ti consente di vivere all'aria aperta e di stare a contatto con la natura. Un modo per vivere il fiume a 360 gradi, dalla pesca appunto al fatto di fare comunque una vacanza bio, sostenibile. Siamo nel comune di Pratovecchio Stia, Alto Casentino. È qui che nasce l'Arno, a pochi chilometri dalle sorgenti sul Monte Falterona. Acque da sempre regno della regina dei torrenti, la Trota, un contesto storico e ambientale unico alle porte del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, dove è stata istituita la zona di pesca a regolamento specifico Capodarno, nata dal progetto Vivere il fiume con fondi regionali. In tutto 5 chilometri che sono stati prima ripuliti e poi valorizzati, a fianco la ciclopista dell'Arno. Considerate che il tratto di fiume tra Pratovecchio e Stia era praticamente una discarica a cielo aperto, o poco più, era trascurato per tantissimi anni. Con questa operazione la prima cosa è stato appunto il recupero di una zona del nostro comune e renderla vivibile per i cittadini. Qui arrivano appassionati e sportivi da tutta Italia e anche oltre. La pesca, rigorosamente solo su prenotazione, avviene con la tecnica no kill. Decisamente, ecco, sono 5 chilometri dove viene praticata una pesca no kill, quindi con un regolamento specifico dove c'è la salvaguardia del pesce, con l'attenzione quindi al rimettere il pesce in acqua nella maniera corretta, quindi mano bagnata, guadino, e quindi ecco, i primi esseri importanti sono loro.
Per i tanti turisti che invece affollano la città in queste ore, ricordiamo che proprio nei giorni appunto fino al Ferragosto c'è l'apertura straordinaria, non solo ovviamente di alcuni siti museali, ma anche della Casa Museo di Ivan Bruschi ad Arezzo, e per coloro che invece volessero visitare la Fortezza Medicea fino al 22 di ottobre, quindi anche in questi giorni di agosto, c'è ancora in essere la mostra New Grass. Il servizio. Buona mostra. Dopo aver firmato assieme al maestro Francesco Conti la lancia d'oro della 143esima giostra del Saracino dedicata a Luca Signorelli, l'artista irlandese Sean Shannon ha presentato New Grass, la mostra ospitata nelle sale della Fortezza. Ho 63 anni, mi sento dopo, negli ultimi 10 anni ho preso una specie di dogma della pittura contemporanea e l'ho spezzato. Allora sto vivendo un momento di grande liberazione. 11 le installazioni in esposizione sino al prossimo 22 ottobre che si dispiegano negli spazi scenografici della Fortezza Medicea. Questa è un'arte del tutto particolare perché è un'arte grafica di pittura che però è vista attraverso i temi e i volumi della scultura. Anche lui, quando è entrato in Fortezza per la prima volta, si è innamorato di questo luogo e ci ha fatto capire come, a seconda del posizionamento di queste opere cambiano carattere, cambiano modo di porsi nei confronti di uno spettatore attento. Sono opere interessanti, particolari, che fanno parte di un suo percorso di ricerca che lui segue ormai da 30 anni, anzi anche da 40, perché ha cominciato negli anni 80, e che oggi ne fanno un raffinatissimo veicolatore del colore e della forma. Quindi io sono veramente contento di ospitarla nella nostra fortezza. Da tener conto anche che lui ha fatto un'opera appositamente per la fortezza, che è New Grass, che dà anche il nome alla mostra e che è stata fatta appositamente per questi luoghi. La mostra prosegue anche nella sede dell'Associazione Culturale Le Nuove Stanze ad Arezzo. È un artista che indaga le possibilità della pittura, ci fa vedere la pittura in una maniera nuova e addirittura ce la fa percepire pur non utilizzando a volte dei segni pittorici. Questo lo vediamo per esempio nella nostra sede, quella delle Nuove Stanze, dove ci sono delle opere su alluminio realizzate con degli spray, con vernice comunemente delle macchine, e dove l'effetto è quello appunto di un'indagine approfondita e assolutamente inedita sulle possibilità della pittura. Ed infine parliamo di sport, anche se ovviamente in questo momento tutti gli sport sono fermi per ovvie ragioni, compreso gli Amaranto. Ci sono due giornate proprio di fermo in vista del Ferragosto. La ripresa degli allenamenti è fissata per mercoledì pomeriggio alle 17.30 presso l'impianto sportivo Giusi Conti di Rigutino. Poi il programma di lavoro degli Amaranto della prossima settimana prevede un altro test amichevole in calendario sabato 19 agosto alle 17 presso l'impianto sportivo di Bagno di Gavorrano. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, però vi ricordo appunto proprio per il giorno di Ferragosto, non cambiate canale, state sul canale 81 perché vi porteremo al mare con la diretta dell'80esimo Palio Marinaro dell'Argentario a partire dalle 17.30. Grazie per l'ascolto, arrivederci.